Ma che succede? Che avviene? Si direbbe una vite sul palcoscenico. No, forse farà parte dello spettacolo. Ma che scandalo è questo? Quando mai si è sentita una cosa simile? Non sarà mica un incendio, Dio liberi. Ma non lo dica neanche per scherzo. Avrebbero abbassato il sipario, Silenzio, silenzio. Ma che cosa, ma che cosa? Chi ha ordinato di colare il giorno? Lo colonerò io il giorno, quando sarà tempo. Signore e signori, buonasera. Sono dolente del momentaneo disordine che il pubblico ha potuto avvertire dietro il sipario prima dell'inizio della rappresentazione e ne chiedo scusa. Benché forse a volerlo prendere e considerare quale prologo involontario... Ah, ecco, lo dicevo io. Scusi, che ha da osservare, signore? No, niente, sono contento di aver indovinato. Indovinato che cosa? Che quei rumori facevano parte dello spettacolo. Ah sì, davvero? Le è parso che siano stati fatti per trucco. È chiaro. Proprio questa sera che mi sono proposto di giocare a carte scoperte. Si disilluda, caro signore. Ho detto prologo involontario e aggiungo non del tutto improprio, forse, all'insolito spettacolo a cui ora assisterete. Scusi, la prego io... di non interrompermi. Ecco qua, signore e signori. Ho in questo rotoletto di poche pagine tutto quello che mi serve. Quasi niente, una novelletta o poco più. Appena appena quella dialogata da uno scrittore a voi non ignoto. Il nome! Prego, signori, prego! Non mi sono mica inteso di chiamare il pubblico a comizio. Voglio sì rispondere di quello che ho fatto, ma non posso ammettere che me ne domandiate conto durante la rappresentazione. Non è ancora incominciata. Il signore, è cominciata. E chi meno ha diritto di non crederlo è proprio lei che ha preso quei rumori al principio come inizio dello spettacolo. La rappresentazione è cominciata, io sono qua, davanti a voi. Io credevo per chiederti scusa dello scandalo inaudito di quei rumori. Del resto le faccio sapere che non sono venuto per sentire da lei una conferenza. Bene. Ma che conferenza? Ma perché osa credere e gridare così forte che sia qua per farle ascoltare una conferenza? Se ne può pure andare, caro signore, nessuno la trattiene. No, voglio rimanere. Io sono qua, signore e signori, per prepararvi a quanto d'insolito assisterete questa sera. E credo di meritarmi la vostra attenzione. Volete sapere chi è l'autore della novelletta? Potrei anche dirvelo. Lo dica! E va bene, lo dico. Pirandello. Mamma mia. Pirandello. Ho preso una sua novella come avrei potuto prendere quella di un altro. Ho preferito una sua perché fra tutti gli scrittori di teatro è forse il solo che abbia mostrato di comprendere che l'opera dello scrittore è finita nel punto stesso che gli ha finito di scriverne l'ultima parola. Risponderà di questa sua opera al pubblico dei lettori e alla critica letteraria. Non può, né deve risponderne al pubblico degli spettatori e ai signori critici drammatici che giudicano sedendo in teatro. Ah no, bella questa però. No, signore, perché in teatro l'opera dello scrittore non c'è più. E che cosa c'è, scusi? La creazione scenica che ne avrò fatta io e che è soltanto mia. L'opera dello scrittore? Eccola qua. Cosa ne faccio io? La prendo a materia della mia creazione scenica e me ne servo, come mi servo della bravura degli attori scelti a rappresentare le parti secondo l'interpretazione che l'avrò fatta io, e degli scenografi a cui ordino d'architettare o di dipingere le scene, e degli apparatori che le mettono su e degli elettricisti che le illuminano, tutti secondo gli insegnamenti, i suggerimenti e le indicazioni che avrò dato io. Ma tutto lei. In un altro teatro, con altri attori, altre scene, altre disposizioni ed altre luci, ma ammetterete che anche la creazione scenica sarà un'altra. E non vi pare dimostrato con questo che ciò che a teatro si giudica non è più l'opera dello scrittore, unica nel suo testo, ma questa o quella creazione scenica che se ne è fatta, l'una diversa dall'altra, tante, mentre quella è uno. Per giudicare il testo bisognerebbe conoscerlo, e a teatro non si può, signori. Attraverso un'interpretazione che è fatta da certi attori è una, è fatta da certi altri è per forza un'altra. L'unica sarebbe se l'opera potesse rappresentarsi da sé, non più con gli attori, ma coi suoi stessi personaggi che per prodigio assumessero corpo e voce. Ma è mai possibile un tale prodigio? Nessuno l'ha mai visto finora. E allora, signori, c'è quello che con più o meno impegno si ingegna di compiere tutte le sere con i suoi attori il regista, l'unico possibile. Per levare a quello che io dico ogni area di paradosso, vi invito a considerare che un'opera d'arte è fissata per sempre in una forma immutabile che rappresenta la liberazione del poeta dal suo travaglio creativo, la perfetta quiete raggiunta dopo tutte le agitazioni di questo travaglio. Bene,
Vi pare possibile, signori, che possa più essere vita dove non si muove più nulla? Dove tutto riposa in una perfetta quiete? Se un'opera d'arte sopravvive, è solo perché noi riusciamo a rimuoverla dalla fissità della sua forma, sciogliere questa sua forma dentro di noi in movimento vitale, e la vita gliela diamo allora noi, di tempo in tempo, diversa e varia dall'uno all'altro di noi, tante vite e non una. E tante volte vi dirò, anzi, mi è venuto di pensare con angoscioso sbigottimento all'eternità di un'opera d'arte come a un'irraggiungibile, divina solitudine, dalla quale il poeta stesso, subito dopo averla creata, resti escluso, egli immortale, da quella immortalità tremenda, nell'immortalità del suo atteggiamento, una statua. Tremenda, questa divina solitudine delle forme immutabili, fuori del tempo. Purtroppo oggi si lasciano molto volentieri in quella loro divina solitudine fuori del tempo le opere d'arte. Gli spettatori, dopo una giornata di cure gravose, di affannose faccende, la sera a teatro vogliono divertirsi. Alla grazia, con Pirandello? No, non c'è pericolo, siano sicuri, Robetta, farò io tutto da me. Anzi, confido di aver creato uno spettacolo gradevole, l'ho diviso in molti quadri, brevi pause dall'uno all'altro, spesso un momento di buio soltanto, da cui un nuovo quadro dovrà nascere qua, sul palcoscenico, o anche, perché no, fra voi, in sala. Un'ultima brevissima premessa perché possiate subito orientarvi. L'azione ha luogo in una città dell'interno della Sicilia, dove, come sapete, le passioni sono forti, covano cupe e poi divampano violente, fra tutte ferocissima, la gelosia. La novella rappresenta appunto uno di questi casi di gelosia, ed è la più tremenda perché irrimediabile. La gelosia del passato, ed avviene in una famiglia da cui avrebbe dovuto stare più che mai lontana, perché fra la clausura quasi ermetica di tutte le altre è la sola della città aperta ai forestieri con un'ospitalità eccessiva, praticata com'è di proposito a sfida della maldicenza e a bravare lo scandalo che le altre se ne fanno. La famiglia La Croce, essa si compone, come vedrete, del padre, signor Palmiro, ingegnere minerario, Sampognetta come viene chiamato perché distratto fischia sempre, dalla madre, signora Ignazia, oriunda di Napoli, intesa in paese la generala, e da quattro belle figliole, pienotte, sentimentali, vivaci, appassionate, Mommina, Totina, Dorina e Nenè. Ed ora, con permesso, signori, chiamo gli attori per presentarli. Il signor Greco, prego. No. Prego, venga avanti, signor Greco. Spero non vorrà insistere nella sua protesta anche davanti al pubblico. Insisto. Sì, signore. E tanto più se lei osa ora davanti al pubblico chiamarmi per nome. Beh, le ho fatto offesa. Sì, e seguita a farmela senza rendersene conto, tenendomi qua a discutere con lei, dopo avermi forzato a venire fuori. Sì, le ha detto discutere, discute lei, la chiamo a fare il suo dovere. Io sono pronto, quando sarò disteso? Volevo presentarmi. Ma no, signore, lei non presenterà me al pubblico che mi conosce. Non sono mica un burattino, io sta nelle sue mani da mostrare al pubblico, come quel palco lasciato dentro vuoto con una sedia messa in un posto anziché in un'altra per qualche suo magico effetto. Lei approfitta in questo momento della sopportazione che io debba avere. No, caro signore, nessuna sopportazione. Lei deve credere soltanto che qua sotto questi panni il signor Greco non c'è più. Perché impegnatosi con lei a recitare questa sera a soggetto per aver pronte le parole che debbono nascere. Nascere dal personaggio che io rappresento. È spontanea l'azione, naturale ogni gesto. Il signor Greco deve vivere il personaggio di Rico Verri. Essere Rico Verri. Ed è già. Tanto che, come le dicevo in principio, non so se riuscirò a sopportare tutte le combinazioni e sorprese e giochetti di luce e ombre preparate da lei per divertire il pubblico, capito? Ehi, come sarebbe? Non t'attenti, santo cielo, sa, a darmi di così fissati sul cielo. Ma c'è l'altro, vieni, cosa c'è di nuovo? Ah, c'è che io non tollero, la signora Dandolo, col pretesto che si resta soggetto, mi appiccica certi schiaffi. Ha sentito? Che tra l'altro mi ha rovinato il trucco. Ma lei se ne ripari, santo cielo, si può poco ripararsene, è un moto istintivo e naturale. E come faccio, scusi, a ripararmene se lei me le tira così all'improvviso? Quando lei se rimerita, caro signore. Già, ma io non lo so quando me li merito, cara signora. E allora se ne ripari sempre, perché per me si rimerita sempre. E io, se si recita soggetto, non posso tirarmene un punto segnato. Ma non c'è però bisogno che me li tiri per davvero. E come, allora, per finta? Io non ho mica una parte a memoria, sa? Deve tutto venire da qui e andare per respizio. Lei me li strappa, io glieli do. Signori miei, davanti al pubblico. Siamo già nelle nostre parti, signor direttore. E come? Ma lei intende così? Scusi, voleva fare la presentazione. Ecco, ci stiamo presentando da noi. Uno schiaffo e questo imbecille di mio marito è già belle presentato. Eccolo là, vede, fischia perfettamente nella sua parte. Signori miei, vi pare possibile davanti a questa bella folla di palo senza alcun ordine? Non ma come non importa? Che volete che ci capisca il pubblico? Ma sì, che capirà il pubblico. Capirà molto meglio così. Lasci fare a noi. Siamo tutti investiti delle nostre parti. Ci verrà, creda, molto più facile e naturale, senza l'impatto e il freno di un campo circoscritto di un'azione preordinata. Faremo anche tutto quello che lei ha preparato, ma intanto guardi, permetta, io presento pure le mie figliuole. Qua, ragazze, venite qua. Mommina, Totina, Dorina e
tocchi di ragazze, grazie a Dio, che meriterebbero di diventare tutte e quattro regine. Chi le direbbe nate da un uomo come quello là, eh? Caro mio, un po' di grigio, guarda così! Come io mi prendo un pizzico di rapè, un po' di grigiù nelle narici te lo dovrebbe mettere la tua solfara, che ti lasciasse l'astecchito e mi ti levassi una buona volta davanti agli occhi. Per carità, mamma, non cominciare, lascialo perdere. Lascialo perdere, mamma. Lui fischia, mi pare che con il visto come un olio. Come il pubblico avrà capito, questa ribellione degli attori miei ordini è finta, concertata avanti fra me e loro per rendere più spontanea e vivace la presentazione. Ma cosa dici? Finto anche questo loro sbalordimento. Buffonate! Io prego il pubblico di credere che la mia protesta non è stata affatto una finzione. Finzione che questo scatto all'amor proprio di un attore come il signor Greco, uno dei giovani più promettenti della nostra scena, io dovevo pur concedere qualche soddisfazione. Ma voi signori capite benissimo che tutto quello che avviene quassù non può essere che finto. Seguiti, signora Dandolo. Bravissima, non potevo aspettarmi meno da lei. Ma seguiti, per cui fare che cosa? La presentazione, così bene cominciata, secondo il nostro accordo. No, senza, signor direttore, non dica accordo se non vuole che io resti qui senza cavarmi più una parola di bocca. È magnifica. Ma vuole sul serio dare ad intendere, scusi, che ci sia stato un accordo tra noi per questa nostra uscita? Ma domandi. Domandi al pubblico se non ha veramente l'impressione che in questo momento stiamo recitando a soggetto. Ah, veramente sì, a soggetto. Siamo usciti e stiamo ora improvvisando, tanto io che lei. E allora seguiti. Chiami gli altri autori per presentarli. Sì, subito, Giovanotti qua! Rientrando nella sua parte. Non dubiti che ci sto, Giovanotti qua! Qua tutti! Piano, non facciamo confusioni, aspettate. Qua lei, Comariti, mio sogno per Sofina. Ecco, se la prendo a braccio, bravo, così. E lei sarebbe là con Dorina. No, Dorina è con me, non facciamo scherzi. Lasciamo la mente, me lo segna la madre. Siamo d'accordo, la signorina Dio. Ah, lei è d'accordo, complimenti. Signore Ignazio, li sento? Come d'accordo? Ma sì. Scusi, signora D'Angolo, d'accordo, per recitare le nostre. La prego, signora, di non imbrogliare ciò che si è concertato. Ah, sì, adesso rammento, e lei sarebbe con le con me. Non si ricorda che si è stabilito così? Ma tanto sa, noi ci siamo solo per fare un po' di chiacchiere. Attenzione, signora, attenzione, mi raccomando. Sì, abbia pazienza, frattanto ho fatto un po' di confusione, ma Berry? Dove sta Berry? Dovrebbe essere qua con i suoi compagni. Sì. Bravi compagni, che insegnano la modestia alle sue care figliuole. E vorrebbe che le tenessi in collegio a imparare il cucito e il ricamo. Ehi, fa poco il tempo, Enea. Via, venga qua, sia buono, le guardi. Non le fanno esposizione, ma pure le hanno, sa, come poche al giorno d'oggi. Le loro brave virtù di donine di casa, lei che gli parla di modestia. Mommina sa stare in cucina. Mamma! Cucina rammenta. E Nene! Si vuoi star zitta, mamma! Mi trovi l'uguale per far tornare nuovi bambini. Insomma, basta, Piarmi, rivoltarli e per tenere i conti, Dorina. Ai finiti, devo dare il capo. Via, che siamo arrivati, se ne vergognano. Come divizi segreti. E poi non sono pretenziose, che si accontentano di poco. Basta che abbiano il teatro, restano pure di giù. Il nostro vecchio melodramma piace tanto anche a me. Ma no, c'è anche la Carmen, mamma. E l'amore uno strano organo nessuno foto metti. Va bene, va bene, pure la Carmen, ma il cuore non ti bolle come al fuoco del nostro vecchio melodramma. Quando vedi l'innocenza che grida e non è creduta, è la disperazione dell'amante. A quelli... Ma, Berry, lei, la prima volta, se ne ricordi bene, lei è venuto presentato in casa nostra da questi giovanotti. E non l'avessimo mai fatto. Ufficiale di guarnigione al nostro campo d'aviazione. No, prego, signora, allievo pilota civile per soli 6 mesi. E poi, se Dio vuole, è finita la cuccagna per costoro di godere la vita a mie spese. Oh, noi, a tue spese, guardano lì. Questo non c'entra. Io volevo dire che né io, né le mie figliuole, né quello là... Smettila o ti tiri in faccia questa borsetta. Nessuno di noi si è accorto in prima che lei tenesse nelle vene questo sanguaccio nero che ci si. Signora, io me ne vanto. Lo so, e come lo so. No, non anticipiamo nulla, per carità, non anticipiamo nulla. Ma io non anticipo niente. No, semplice presentazione, chiarissima e basta. Chiarissima, sì, non dubito, chiarissima. Dico, com'è vero che prima non se ne vantava, era anzi con noi a tener testa a questi selvaggi dell'isola, che si rendono quasi a onta il nostro innocente vivere alla continentale. L'accogliere in casa un po' di giovanotti e permettere, Dio mio, che si scherzi come proprio della gioventù, senza malizia, scherzava pure lui con la mia mommina. Dove sta? Ah, eccola là, figlia mia disgraziata, vieni bella, vieni. Non è il momento ancora che tu te ne sia così. Mi lasci, signora Dandolo. Per me così non è possibile, signor direttore. Glielo dico avanti, non è possibile. Lei ha segnato una...
stabilito un ordine di quadri. Bene, ci si stia. Io devo cantare. Ho bisogno di sentirmi sicura al mio posto nell'azione che mi è stata assegnata. Così a vento io non vado. Esatto, perché forse la signorina si sarà belle scritte e messe a memoria le parole da dire secondo questa traccia. Certo, mi sono preparata. Lei forse no. Anch'io, ma non le parole da dire. Ho fatti chiari, signorina, intendiamoci. Non si aspetti che io parli come lei mi vorrà tirare a parlare secondo le battute che si è preparata. Sa, dottore, io dirò ciò che devo dire. Già, ecco. Sarebbe bella. Se l'uno tirasse l'altro a dire ciò che fa comodo a lui. Ma Dio, lei ci fa successo. Poteva scrivere lei allora anche le parole. Signori miei. Parlare il meno possibile, te l'ho detto. Basta, ora la presentazione è finita. Così. Ma più atteggiamenti, più mimica e meno parole. Date ascolto a me. Vi assicuro che le parole nasceranno da sé, spontanee, dagli atteggiamenti che assumerete, seguendo l'azione come io ve l'ho tracciata. Seguite questa e non sbaglierete. Lasciatevi guidare da me per quanto sia stabilito. Via, ritirarti, via. Via. Chiedo scusa, signori, ma ora lo spettacolo incomincia per davvero. Un momento solo che possa sincerarmi se tutto è in ordine. Con permesso. Gong! Adio! Dalla nuit, mais elle t'aime à la folie, ton amour est fini, elle t'aime pour la vie. Reviens, ne les repousse pas, tes mains tendues vers toi. Et donne-leur tes mains. Se lo merita! Se lo merita! Cosa mi merito io?
Ma che cosa mi merito? Io non capisco. Ma niente, signor Palmiro, la lasci dire. È ubriaca, al solito. Se ne vada, questo non è posto per lei. Ah, lo sappiamo noi bene, quello che lei si merita, signor Palmiro. Sì, ma io vorrei sapere cos'è successo. Ma niente. E per la storia dell'altra sera? La stanno tutti affezionati a questa chanteuse. E volevano così, vero? Per il scherzo, Che ella le desse uno schiaffo, come l'altra sera. Dicendo che lei se lo merita. Ma guarda un po', capito che scherzo. Oh, guardate. Cosa c'è? Guardi anche lei, signor Palmiro. Guardate in cielo le stelle. Ah, le stelle. Che cosa le stelle? Sì, si muovono. Si muovono. Sì, come se qualcuno le toccasse con due ferri. Ma sta zitto, che tu hai le fregole. Si paiono lampioncini le stelle. Ah, diceva signor Palmiro. Io? Sì. Cosa? Ah, sì. Dicevo che io questa sera, non so se ci avete fatto caso, ma apposta ho sempre guardato la ballerina senza voltare mai il capo verso di lei, perché mi fa tanta pena quella poveraccia quando canta con gli occhi chiusi e quei lacrimoni che le sgocciolano giù per le guance. Ma lo fa per professione, signor Palmiro, ma non creda quelle lacrime. No, ma cosa dice? Che professione. Io vi do la mia parola d'onore che quella poverina soffre sul serio. Sì, e poi ha la stessa voce della mia figliola maggiore, tale quale, mommina, sì. E mi ha confidato che è figlia anche lei di buona famiglia. Oh sì, sì. Oh guarda, sì. Figlia anche lei di qualche ingegnere. Questo io non lo so, ma quello che so è che certe sventure nella vita possono capitare a tutti. E ogni volta sentendola cantare mi prende un groppo alla gola, una costernazione. Oddio, papà, che te l'ho fatto? Vigliacchi, i fondi. A me che cosa? Ma levati, ciò che ti hanno messo sul cappello. Ma che cosa? Le corna! Ma Salzone, chi è stato? A me le corna! Ma allora era per questo che... A miserabili! E le tieni ancora in mano, buttale via, imbecille! Buono soltanto a diventare lo cervello di questi parabuzzi. Non ti manca altro che tu ora per giunta te la figli per lui. Mentre sono stati questi... Chi vuole? Chi ha usato? È stato lei! È stato lei! Mi lasci! Che non sono stato io! E non già lì a mettermi le mani addosso. Mi dica allora chi è stato. No, via, Verri, lascia. È inutile star qui a far chiasso. No, io voglio soddisfazione dal padrone di questa tana di mal di ventre. Lascia andare, mamma. Ma di come parla, signora? E qui ci sono anche gentiluomini. Gentiluomini che agiscono così. Ma scalzoni farabutti. Lasci andare. Ma giovinastri, hanno scherzato. No, lo chiama scherzo lei. Timiamo tutti il signor Palmiro. E lo timiamo invece lei per niente affatto, cara signora. Lei è la padrona del paese. Tenete la lingua a posto, guai a voi. Noi faremo rapporto, signor comandante. Che fa la rapporto? Voi insultate le signore che passano per via in nostra compagnia. Noi. E noi abbiamo il dovere di prenderne le difese. Nessuno ha insultato. Ha insultato invece lei, la signora. Già. Io no. Non ha insultato. Io no, non ho insultato. Faccia. Io vi ho detto in faccia quello che siete. Mascalzoni, farabutti, delinquenti. Dagli di fare! Ridete, ma nei colpi selvaggi. Via, signora. Ora basta. Andiamo a teatro. Ma non ti sporca la bocca a rispondere a costoro. Andiamo, si è fatto tardi. Sarà certo finito il primo atto. Sì, via, andiamo, mamma, faccia riserva. Venga a teatro con noi, signor Palmiro. No, che a teatro, lui a casa, subito a casa. A casa. Domani mattina si deve alzare presto per andare ad assolfare. A casa, ho detto subito a casa. E noi a teatro, non perdiamo tempo. A teatro. A casa. Imbecilli, cretini. Andate a casa, perché poi finisce che le pago tutte. Sì, va bene, lo faccio osservare, se ne vado adesso. Che violenza. Ma ce l'ha con me qua. La scena del teatro, tu. Che peccato, che
secondo atto. Che corsa! Che caldo! Eccomi pronto a servirla. Mi fido, marcia serrata, ma guarda, se questa è la maniera di entrare in un teatro. Hai preso il mio posto, levati. Se Dorina e Nanè si sono messe qua in mezzo, abbiamo creduto che mammina se ne vuole essere dietro con Berri, come l'ultima volta. Basta, no? Finitela. Ma silenzio, silenzio. Piano, piano, per carità. Sì, piano, prima porti lo scompiglio. Mi fare con tutti questi cambiamenti. Ma lasciateli dire. Come se non avessero mai sentito il trovatore. Si dovrebbe pure avere qualche riguardo per le signore. È una vergogna. Non la porti, gli stupatori. Fuori, fuori. Cannibali. Come? Non è colpa nostra se siamo arrivati in ritardo. Ma guardate se questo è un paese civile. Prima un'aggressione per la strada e adesso aggredite pure a teatro. Cannibali. Oh. Nel continente si fa così. Si viene a teatro quando si vuole. E qua c'è gente che lo sa come si fa e si vive nel continente. Andate nel continente. Finitela. Non eccedere, non eccedere. Ma mi faccio il piacere pure lei che eccedere, eccedere. Il coraggio lo pigliamo da giù, vede. È una persecuzione insopportabile. Per un poco di rumore. Siete fatte entrando. Va bene, basta, non importa. Tanto l'atto è finito. È finito. Oh, oh, meno male che è finito. Perché... Oh, ma sì, speriamo di mangiare. Quella parte del pubblico che solita uscire fra un atto e l'altro dalla sala potrà andare se vuole ad assistere allo scandalo che questa benedetta gente seguiterà a dare anche di là, nel ridotto del teatro. Non perché voglia, ma perché ormai qualunque cosa faccia dà nell'occhio, presa come di mira e condannata a fare le spese della maldicenza generale. Posso assicurare però che nulla perderà di sostanziale chi rimarrà qui a sedere. Io intanto trarrò profitto di questo intervallo per il cambiamento di scena. E lo farò davanti a voi, ostensibilmente, per offrire anche a voi che siete rimasti in sala uno spettacolo a cui certamente non siete abituati. Con permesso. Ehi, c'è gelati? Peccato. Beh, mi dia loro una bibita, ma fresca, mi raccomando, eh? Ecco. Per me un'aranciata. Ah, un sacchetto di cioccolatini. Chiaramente. Ma no, pomaici, non le prenda. Non saranno buone. No, sono buone. Sono buone? E allora sì, comprare, comprare. È una delle più grandi soddisfazioni. Il cioccolatino? No, di noi donne. Far pagare gli uomini. Per così poco, figurarsi. Peccato non si è fatta tempo a passare dal caffè venendo al teatro. Per quel maledetto incidente. Ma è anche papà, santo cielo. Pare vada cercando lui stesso di dar pretesto a questa indegna persecuzione, frequentando certi posti. Non s'amareggi, non s'amareggi. E a me? Ah, subito, ma a lei una caramella. Ma è proprio sicuro che nel continente si fa così? Oh, come no? Imboccare, dice, una caramella alle belle signorine? Sicurissimo. Questo è ben altro. E che altro, che altro? Se volessimo proprio fare in tutto... come nel continente. Ma, per esempio? Non possiamo portarglielo qua, per esempio. E allora domani tutte e quattro prenderemo d'assalto il campo d'aviazione. E guai a voi se non ci porterete in volo. Ma la visita sarà graditissima, ma quanto a volare, purtroppo... Io non sento ragioni. Voglio volare sulla città per il gusto di sputarci sopra. Si potrà? Volare? Impossibile. No, dico tirarci pu, così, uno sputo. Ne do l'incarico a lei. Ma sai che suo papà è innamorato pazzo della sciottese del cabaret? Papà, ma che mi dici? Papà, papà, gliel'assicuro io, lo sa del resto tutto il paese. Ma dici sul serio? Papà è innamorato. Ma non ho visto che era là nel cabaret. Per carità, non ne faccio sapere nulla alla mamma, lo scorticherebbe. Ma chi è questa chanteuse? Lei la conosce? Sì, l'ho vista una volta. Una matta accorata. Accorata, come sarebbe? Dicono che piange sempre cantando, con gli occhi chiusi, ma lacrime vere. E che qualche volta cade a terra anche, sfinita dalla disperazione che la fa piangere, ubriaca. Ah, sì, ah, ma allora sarà il vino. Forse, forse, ma pare che beva perché disperata. Oddio, e papà? Oh, poveretto. Ma sa che è davvero disgraziato, povero papà. No, no, io non ci credo. Non ci crede? No. E se le dicessi che una sera, forse un po' brillo anche lui...
diede spettacolo a tutto il cabaret andando con le lacrime agli occhi ed un fazzoletto in mano ad asciugare le lacrime di quella che cantava con gli occhi chiusi. Ma no, sul serio? E sa come gli rispose quella? Appioppandogli un solennissimo ceffone. A papà? Sì. Anche quella? Ma gliene da tanti la mamma, povero papà. È proprio così, disse lui là, in mezzo a tutti gli avventori che ridevano. Anche tu, ingrata, me ne da tanti mia moglie. Ma sapete che mi dice Nardi? Che papà è innamorato dello scienzo del cabaret. Oh no, ma tu ci credi? Ma è uno scherzo. No, no, è vero, è vero. Ah, posso garantire che è vero. Ma sì, l'ho saputo anch'io. E se sapesse che ha fatto? E che ha fatto? Si è preso uno schiaffo anche da quella. In pubblico. Schiaffo. Perché? Perché ne voleva asciugare le lacrime. Le lacrime. Già, perché una donna dice che piange sempre. Avete capito? Che cosa vi dicevo io? Avevo ragione, sì o no? È lui. È lui. Come volete che poi la gente non rida e non si faccia beffe di lui? Se ne volete una prova, cercategli in petto, nella tasca interna della giacca. Deve averci il ritratto di quella chanteuse. La mostrò a me una volta, con certe esclamazioni che non vi dico. Povero signor Palmiro. Che ha? Io? Niente, che ho? E allora perché sta così? Non lo so. So che se stavo un altro poco lì nel foyer finiva che facevo davvero la pazzia. Non è più vita da potersi reggere. E se ne accorge ora? Sì, zitto, per carità, tutti gli occhi sono addosso a noi. E per questo, e per questo... Sono arrivata al punto che non so più quasi muovermi né parlare. Io vorrei sapere chi hanno da guardare tanto e stare a sentire ciò che diciamo tra noi. Sia buono, mi faccia questo piacere, non li provochi. Non siamo qua come tutti gli altri. Che vedono di strano in noi in questo momento da starci a guardare così? Io mi domando se è mai possibile. Ma già, vivere. Gliel'ho detto. Fare più un gesto. Alzare gli occhi così, sotto la mira di tutti. Guardi là, anche attorno alle mie sorelle. Come se si stesse qui a dare uno spettacolo. Ma già. Purtroppo però, mi scusi, anche le sue sorelle lì. Che fanno? Niente, io non me ne vorrei accorgere, ma sembra che ci provino gusto. Ma che cosa? A farsi notare. Ma non fanno nulla di male, ridono, ciarlano. Ridano col loro contegno ardito. Ma sono anche i suoi colleghi, scusi. Lo so, a metterle su. E creda che cominciano a urtarmi seriamente, specie quel Sarelli. E anche Pomarici e Nardi. Fanno un po' d'allegria. Ma potrebbero pensare che la fanno a spese della buona reputazione di tre ragazze per bene. E almeno astenersi da certi atti, da certe confidenze. Questo sì, è vero. Io, per esempio, non tollererei più che uno di loro si permettesse con lei. Non lo permetterei io prima di tutti, lo sa. Lasciamo andare, per carità. Anche lei prima l'ha permesso. Ma ora non più. Da un pezzo, mi pare. Dovrebbe sapere. Ma non basta che lo sappia io, dovrebbero saperlo anche loro. Lo sanno, lo sanno. Non lo sanno. Più di una volta, anzi, hanno tenuto a dimostrarmi di non volerlo sapere. Ma no. È proprio come per cimentarmi. Ma no. Ma quando? Ma per carità, non si metta di queste idee per la testa. Dovrebbero capire che con me non si scherza. Ma lo capiscono, sia sicuro. Ma più lei dà capire di aversi a male anche di uno scherzo innocente, e più quelli seguitano anche per dimostrare di non averci messo alcuna malizia. Lei dunque li scusa? Ma no. Dico questo per lei, perché stia tranquillo. E anche per me, che vivo, sapendola così, in uno stato di trepidazione continua. Andiamo, andiamo. Ah, cari miei, voi vi dovreste acquistare una grande benemerenza. Una grande benemerenza verso la civiltà. Noi, e come, signor Ignazia? Come? Mettendovi a dar lezioni al vostro circolo. Lezione? A chi? A questi zotici villani del paese, almeno per un'ora al giorno. Lezione di che? Di creanza? No, 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 dimostrativa, dimostrativa. Una lezioncina al giorno di un'ora, che li informi di come si vive nelle nostre città di continente. Lei di dov'è, caro Mangini? Io di Venezia, signora. Ah, Venezia, il mio sogno. E lei, lei può mettere? Di Milano, io. Milano, Milano, è il nostro Milano, figuriamoci. E io invece sono di Napoli che senza fare offesa a Milano e salvando naturalmente i meriti di Venezia, come natura dico un paradiso, chiaia, posillico, cose, cose, che quando ci penso mi viene da piangere. Ma voi pure c'avete il Duomo, la galleria, la Scala, e voi già, già, Piazza San Marco, il grande canale. Beh, il canale grande. È sempre grande, eh? E poi quanti piccioni, vero? Tanti piccioni, tanti. Mentre qua, tutte queste petenzierie che ci stanno. E fossero soltanto fuori, nelle strade. Non lo dica loro in faccia così forte, per carità. No, 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 io parlo forte, cari miei. Santa Chiara di Napoli, parlo forte. Nel cuore, nel sangue ce l'hanno, agguattata dentro la petenzieria. Come non vi fanno questa impressione che siano sempre tutti arrabbiati? Ma veramente a me... Non vi pare? Ma sì, tutti bruciati d'una...
come devo dire, d'una rabbia d'istinto che li fa feroci l'uno contro l'altro. Non si può fare niente senza che sospettino che ci debba essere sotto chissà quale malizia, perché la malizia ce l'hanno loro tutti agguattata dentro, guardateli negli occhi e fanno paura. Occhi di lupo! E adesso andiamo che forse tardi. Sì, benissimo così. La torre. Tre. Là. Là in mezzo. Esatto. Va bene. Un po' più avanti. Benissimo. E sposti quel piccolo là. Questo? Sì. Indietro, verso la torre. Benissimo, così. Molto bene. Gli aerei qua. Sì, metta gli aerei là davanti. Benissimo, presto. Dove? Ecco, uno così, uno in mezzo là. Quello dietro lo sposti ancora verso sinistra. No, quell'altro, quello più avanti, sì. Esatto, così basta, via. Le stelle. L'orsa maggiore, benissimo. Il riflettore blu. Ottimo. Il ronzio. Benissimo. L'arrivo. Le luci alle torrette. Molto bene, segnalare. Ecco, ottimo. Vabbè, basta, 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 via. Chiudere. Chiudere tutto, le luci a posto. Mi sto pensando che di questa scena possiamo farne anche a meno. L'effetto è bello, ma con i mezzi che abbiamo a disposizione possiamo crearne altri non meno belli che conducano avanti più speditamente l'azione. Per fortuna io questa sera sono qua, libero davanti a voi, e spero che a voi non dispiaccia vedere come si mette su uno spettacolo, non solo sotto i vostri occhi, ma perché no, con la vostra stessa collaborazione. Perché, signori, il teatro è la bocca spalancata di un grande macchinario che ha fame. Una fame che i signori poeti... No, per piacere, non dica signori ai poeti. I poeti non sono mai signori. Beh, neanche i critici sono signori in questo senso. E io mi sono pur permesso di chiamarli così per una certa affettazione polemica che in questo caso, senza offesa, mi pare mi possa essere consentita. È una fame, dicevo, che i signori poeti hanno il torto di non saper saziare. Non si vuole intendere che il teatro è soprattutto spettacolo. Arte sì, ma anche vita. Creazione sì, ma non durevole, momentanea. Un prodigio, la forma che si muove. E il prodigio, signori miei, non può essere che momentaneo. In un attimo davanti a voi creare una scena. E dentro questa un'altra, un'altra, un'altra ancora. Un attimo di buio, una rapida manovra, un suggestivo gioco di luci, come vi ho fatto vedere. E dobbiamo inoltre dare il tempo alla signora Ignazia e alle signorine della Croce di rientrare a casa dopo teatro accompagnate da quei giovani amici. Se intanto quel signore, quel mio imperterrito interruttore, volesse informare il pubblico rimasto qua a sedere se nulla di nuovo è accaduto di là, nel ridotto del teatro. Dici a me? No, veramente non dico a lei, ma non importa, fa lo stesso, vuole essere così gentile di spiegare al pubblico. No, no, non è accaduto niente di nuovo. Ah no? Un grazioso diversivo. Hanno chiacchierato, ma si è soltanto saputo che quel buffo signor Palmiro, sì. Sampognetta, esatto. È innamorato della chantese del cabaret. Sì, ma questo se l'ha già saputo qua, sul palcoscenico. Sì, ma in ogni modo non importa, grazie. Si è capito benissimo che anche l'ufficiale lì, quel Verri, quel tutto Verri. Ma scusi, perché interloquisce lei? Ma perché non è giusta questa qualifica, io non sono un ufficiale, sono semplicemente un allievo pilota civile. E va bene, l'avete già fatto notare fino al principio, basta, se ne va. Scusi tanto, signore, ti stava dicendo? No, niente, dicevo che anche di là nel ridotto, questo signor Verri ha dimostrato il suo cattivo umore ed è apparso un po' seccato, vero, dello scandalo che danno quelle signorine, signora madre. Esatto, ma anche questo si era già potuto capire qua in sala. In ogni modo, grazie. Ecco già il pianoforte. Si pari o luce a posto? Vai. 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 Vai.
ti fa molto male. Ah, arrabbio, figlio, non mi toccare. Vedi, è già corso la farmacia, sarà qui a momento. Non li apriranno, non li apriranno. Hanno l'obbligo ad aprire, farmacia notturna. Già, come se non sapessi in che paese viviamo. Capaci di non aprirli se sanno che è per me. Oh, vedrà che Barry si farà aprire. Capace anche lui di buttare la porta a terra. Ma sì, stai sicura, mamma. Figurati se non li aprono, la sentite più vecchia di loro. No, no, poverino, non dite così, è tanto buono, è corso solo il padre. Lui solo, mentre voi state a ballare. E lasciale ballare, tanto il dolore non mi passa se mi stanno attorno a domandarmi come sto. È la furia! La furia che mi mette nel sangue questa gente è la cagione di tutti i miei mali. Mamma! E se tu dicessi la preghiera come l'altra volta? Ecco già, benissimo. Stai che dicendole, il dolore ti passa. Ma si provi, signora, si provi. Sì, sì, dilla, mamma, vedrai che ti passa, eh? Già, ma voi smettete di ballare. Certo, e anche tu di suonare. Oh, fumarici. La mamma dirà la preghiera come l'altra volta. Ah, brava, sì, vediamo. Vediamo che il miracolo si ripete. Ma dica in latino, signora. Ah, certo, sarà più effetto. Ma no, lasciatemi stare, che volete che dica? So io chi devo pregare. Ma è la prova dell'altra volta, scusa, ti fa so? E Tondina? Ma è di là, come mi dice, non pensa, Tondina. Ci vorrà almeno una candela. E Tondina venga qua, subito qua. Tondina! Tondina! Ma la candela è di là. Ma va a prenderla tu. Faccia venire qua Tondina piuttosto. Sì, Tondina qua, subito qua. Non trovo di letto. Ecco qua la candela. Qua, sto tavolino. E Tondina? Ma ora viene, ma non sei chi lei con Tondina? Ma si può sapere che fa di là, Tondina? Devo preparare una sorpresa, ora vedrete. Ecco, qua attorno, Ecco, qua attorno tutti. Ecco, raccogliti, mamma. Dai, raccogliti. Ecco. San Gennaro mio bello, fammi questa grazia. Fammi passare questo dolore di denti, San Gennaro mio bello! Ma stai zitta, stupida! Cosa c'è? La mamma stava pregando San Gennaro! E potevi dirmelo! Eh già, perché dovevo figurarmi che tu dovessi piombare proprio in questo momento, eh! Ero già belle vestita quando Dorina è entrata a prendere la candela! E dunque potevi immaginartelo! Ma basta! Che si fa adesso? Tiri! No! Che è passato? Non so. Sono stato San Gennaro. Ai. Che è passato? È passato, figlio, che è passato. Ai. Mamma, che spavimo. No! Non gliela voglio dar di vista. Cantate, figliuole. Guai se mi avvilisco sotto questo porco dolore. Ma se ti dico che non mi sento? Ma via, ma contenta una volta. Si dice che non vuole avvilirsi sotto il dolore. Sì, via. Ma sulla contente, signorina. Dio, come ti fai pregare? Ti figuri che non lo supponiamo perché non vuoi più cantare. Ma no, la signorina canterà. Se è per Barry, non dubiti che penseremo noi a tenerlo a posto. E cantando, le giuro che il dolore ne si incappa. Sì, fallo per la mamma tua. Che coraggio questa nostra generale. Tondina, tu Marrico, eh? Intende? Sono già vestita. E allora fateli battere. Eccoci, glieli faccio io. Se permetti, glieli faccio io. Faccio un tappo di sughero. Ai, che dolore. Vorrò prendere un gran cappello più largo, eh? E il fazzoletto rosso e lo scialle giallo oltre. Ecco, benissimo. Mammina Zucchera. No, io no. E Tondina Marrico. E noi tutti il coro degli zingari. Ah, sì, all'opera. Dagli martello, chi del gitano la vita bella. Chi del gitano la vita bella. Chi del gitano la vita bella. La zingarella. Attacchiamo da capo. Vedi le bosche notturne sfoglie. Ecco, bravi, vedo le bosche notturne sfoglie. Oh, Dio mio, sto morendo. Dio mio, aiutami.
i bruni panni non te ne dai un volta. Porta Dio col figlio. All'opera! Col figlio sola. E lascia vai le figliuole mie. Martella! Martella addosso a me soltanto. Ai, ai, ai. Cacciarlo via anche noi. Voi, voglio vedervi, cacciatemi via. Chiami, chiami pure papà, io rispondo al capo di casa di quello che faccio, se pretendo il rispetto per voi tutte. Ma chi gliel'ha dato l'incarico, scusi, come osa pretenderlo? Come? La signorina lo sa. Ma non così, con la violenza. Ah, è mia la violenza, non degli altri su di lei. Io le torno a ripetere che quella è la forza, via. No, signora, questo non me lo deve dire lei. E lo dirà pure mia figlia, ma per adesso in casa mia la padrone sono io. No, diciamo noi tutte. Glielo diciamo noi tutti! Non basta! Se la signorina è con me, io sono qua il solo che abbia intenzioni oneste! Ma guarda, oneste! Qua non si fa nulla di male! La signorina lo sa! Ma buffone, buffone, voi altri! Ah, e guardate di bene, amico, ma ancora la non finisce male, ma lo stesso! Via, via, andiamo, andiamo! Perché? Non ci lascerete sole! Non è mica lui il padrone in casa nostra! E non ti buttare malato, Tonnardi, domani! Ci rivedremo! Papà non è in casa! Non è in casa! L'ho cercato dappertutto, non si trova! Ma come? Non è rientrato. Non è rientrato. E dove sarà? Ancora fuori a quest'ora. Sarà tornato al cabaret. Oh. Signora, noi ce ne andiamo. No, 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 aspettate. Per forza, aspettate. Non posso mica venire via così. Ah, già, scusi, dimenticavo di avere ancora indosso la sua divisa. Vado subito a levarmela. Aspetta tu che la signorina te la ridia. Noi intanto ce ne andiamo. Ma no, io non vedo. Vedono, vedono loro, signora, se non vuol vedere lei. Io le torno a dire che è lei che se ne deve andare, non loro, ha capito? No, signora, loro. Perché di fronte alla serietà del mio proposito sanno che ormai non c'è più posto qua per il loro indegno scherzo. Sì, sì, vedrai domani come scherziamo non noi. Non mi parlo, ora di vederlo. Aspetta, ma... lei non stia a pregare nessuno. No, non prego. Voglio dire soltanto che la colpa è mia che mi sono arresa. Non dovevo sapendo se lei... Da siciliano serio non poteva più stare allo scherzo. No. Ma non ci stiamo più neanche noi ora. Vieni. È contenta ora? Di che? Ma come di che? Di che? Di aver detto quello che non doveva dire, che c'entrava questo incolparsi così all'ultimo. Mi è venuto spontaneo. Sì, e intanto ha fatto riprendere ansia costoro. Devo essere io l'ultimo a gridare che l'hanno a che fare con me tutti quanti. Anch'io, così in veste da camera. Pronto! Opla! Bravissimo! Ma che bravissimo, scempiaggini, così si guasta tutta la scena e non la finiamo più. Avanti, avanti. Scusi, mi trovo in verso la camera, posso venirmi di scherzare? Ma naturalmente. Ma vada a giocare alla morra lei, non venga qui a recitare.
Se il signor Greco vuol recitare lui solo la sua parte e non niente, lo dica e ce ne andiamo via tutti. No, prego, me ne vado via io i bene. Se gli altri vogliono fare a modo loro e come loro comoda, anche a sproposito. Ma guardi che era venuta così bene e opportuna, signor Greco, la frase della signorina, la colpa è mia che mi sono arresa. No, sa, ci siamo infine anche noi. Dobbiamo vivere anche noi le nostre parti. Vuol fare bella figura lui solo. Ognuno deve vivere la sua. Basta! Si riprenda la cena. Mi pare sia proprio lei adesso, signor Greco, voleva fare tutto. No, prego, non io. Io vorrei anzi che parlasse chi deve, che mi rispondesse a tono. Sono tre ore, direttore, che mi basta ripetere, la signorina lo sa, la signorina lo sa, e la signorina non trova una parola per sostenermi, sempre con questo suo atteggiamento da vittima. Ma sono! Sono la vittima! Vittima di lei! Della mia casa! Delle mie sorelle! Vittima di tutti! Ma che cos'è ancora? Ma insomma, ma insomma, ma cosa ho fatto? Ma io insomma, signor direttore, ma come? Io picchio per la porta così tutto insanguinato. Ho le budella in mano, signor direttore. Devo venire a morire sulla scena, che non è facile per un attore brillante, e trovo qua lo scompiglio di attori smontati. Mancato completamente l'effetto che mi ripromettevo di cavar fuori con la mia entrata. Perché, pur così grondante sangue e moribondo, io devo essere anche ubriaco. Signor direttore, ma mi domando come si fa, come si rimedia adesso? Come è questo fatto, santo cielo? Ma si appoggia la sua santezza, dov'è? Sono qua. Va bene, ci sono anch'io a sorreggere. E lo sorregga. Ma io avevo le scale d'altare portate in braccio da tutte e due. Ma supponga di averle fatte. Ma supponga. E voi le poste, levate le disperazioni. Ma è possibile affogare così in un bicchiere d'acqua? Per uno sciocco così a finale. E si è rivoltato contro di lui. E dica un po', l'hanno preso? No, è fuggito, minacciando tutti con il coltello in mano. Ma si sa almeno chi è? Lei lo sa bene, il suo amante. No, il mio carnefice, il mio carnefice. Voleva fare un macello. Ma bisogna mandare subito per un medico. Che è stato? Oddio, papà, chi l'ha ferito? Parla. Parla. Di almeno qualche cosa, papà. Perché ci guardi così, papà? Ma guarda e sorride. Ma dove è stato? Come è stato? Al cabaret, non vedi? Sfido. Ma un medico, non lo lasceremo morire così. Sì, chi corre a chiamarlo? Andrò io se non fossi così. Vada, vada, la sua divisa è di là, vada a prenderla. Beh, lei, sorelli, per carità. Sì, sì, corro io, corro io. Dico, com'è che non dice nulla? Dovrebbe pur dire qualche cosa, no? Papà! Papà! Ma seguita a guardare e a sorridere. Siamo qua, tutti attorno a te. Papà! Possibile che voglia morire così senza dire nulla? Comodo, se ne sta lì, è morto né vivo. Ma che aspetta? Io non so più che altro dire. Sarelli se n'è andato per il medico, beato lui. Mangini per la sua divisa. Parla. Perché non dici nulla? Se avessi obbedito, pensato che avevi quattro figliuoli a cui adesso può mancare pure il pane. Parla. Niente. Eccolo là. Sorride. Non è naturale. Tu non puoi sorridere così, papà, guardando noi. Ci siamo anche noi. Forse perché ha bevuto un po'. Non è naturale. Quando uno ha bevuto, se il vino triste, sta zitto. Ma se fa tanto di mettersi a ridere, allora parla. Non dovrebbe ridere allora. Ma si può sapere almeno perché sorridi così? Perché mi compiaccio di come siete tutti più bravi di me. Bravo. Ma che dice? Dico che io così da me.
senza sapere come sono entrato in casa, se nessuno è venuto ad aprirmi, dopo aver picchiato tanto a quella porta. Ancora? Da capo, non riesco a morire, signor direttore. Mi viene da ridere vedendo come tutti sono più bravi di me, non riesco a morire. E poi la cameriera? Che dov'è la cameriera, scusa? O non doveva correre ad annunciare alla cameriera? Oddio, signora, il padrone! Lo portano sul tariffo! Ma che va ancora contando? Adesso non si era già dato per avvenuto il suo ingresso in casa. Allora, scusi, signor direttore, tanto vale che dia per avvenuta anche la mia morte, non se ne parli più. No, signore! Lei deve fare la sua cena, parlare, morire! E va bene. Ecco fatta la scena! Sono morto! Ma non così! Caro signor direttore, venga su e finisca ad ammazzarmi lei. Cosa vuole che le dica? Le ripeto che io così da me non riesco a morire. Non sono mica una fisarmonica, scusi, che si allarga e si stringe pisando sui tasti per imporre la suonatina. E i suoi compagni? Sono più bravi di me, gliel'ho detto e me ne sono compiaciuto, ma io non posso. Per me quell'entrata era tutto. Lei l'ha voluta saltare. Io avevo bisogno per montarmi di quel grido della cameriera. Per la morte doveva entrare qua con me. Presentarsi qua, dalla baldoria svergognata di questa mia casa. La morte ubriaca, come avevamo stabilito. Ubriaca di un vino che se l'ho fatto sonno. E dovevo parlare io, vero? È vero, dovevo attaccare io a parlare. Io, tra l'orrore di tutti. Io, prendendo coraggio dal vino e dal sangue, ho preso questa donna, così, e di parole sconnesse, insensate, oh, e terribili per quella moglie, per quelle mie figliole, e anche per questi giovani, per questi giovani, a cui dovevo dimostrare che se ho fatto la figura del grullo è perché loro sono stati cattivi, cattiva moglie, cattive figliuole e cattivi amici. E non io grullo, no, io sono buono e loro cattivi, io sono intelligente. Loro stupidi, io, nella mia ingenuità, ed essi, nella loro bestialità, perverso, intelligente, sì, intelligente! Come sono intelligenti i bambini, non tutti quelli che crescono tristi tra la bestialità dei grandi. Ma dovevo dire queste parole da ubriaco, vero, signor direttore? In delirio, no? Moribondo! E passarmi le mani insanguinate sulla faccia, così, e sporcarmela in sangue. Cioè sporcarmi? Sì. E atterrirmi e farmi piangere, ma piangere davvero, col fiato, che non trovo più, appuntendo le labbra, così, per fare la mia ultima fischiatina, e anche tu vieni qua, così, fra voi due, ma più accosto a te, bella mia, chinare il capo, come fanno presto gli uccellini, morire. Oddio, è morto. È morto! Ah! Papà! Mamma mia! Va bene, benissimo, benissimo. Spegni il quadro! Le quattro sorelle e la madre attorno alla tavola della sala da pranzo, 6 giorni dopo. Ma signor direttore, dobbiamo andare a vestirci di nero. Ma già, vestirvi di nero! Hai
E doveva abbassarsi i sipari subito dopo la morte. Vabbè, non importa. Via, 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 via. A vestirli di nero. Via, via. Sipario, luce in sala. L'effetto che mi ero ripromesso per il finale dell'atto precedente è in parte mancato, ma vi assicuro che si otterrà potentissimo domani sera. E capita che nella vita, signori, che un effetto preparato con diligenza e su cui contavamo viene sul meglio a mancare. Peccato che il mio bravo Bigliotti si sia così impuntato sulla sua entrata. Ma l'attore Valente saprà certamente domani sera disimpegnare questa scena a meraviglia. Scena capitale, signori, per le conseguenze che porta. L'ho trovata io, nella novella non c'è. E sono certo anzi che l'autore non l'avrebbe mai messa. Per uno scrupolo poi che non avevo nessun motivo di rispettare. Quello di non ribadire, cioè la credenza ormai tanto diffusa, che in Sicilia si faccia così spesso uso del coltello. Se l'idea di far morire il personaggio gli fosse venuta, l'avrebbe fatto morire di una sincope o di un altro accidente. Ma voi vedete quale altro effetto teatrale consegue una morte come l'ho immaginata io, con il vino, il sangue e il braccio al collo di quella chanteuse. Il personaggio deve morire. La famiglia per questa morte piombare nella miseria. Senza queste condizioni mi pare impossibile che la figlia Mommina consenta a sposare Enrico Verri, quell'energumeno. Ma possibile che questa benedetta figliola non immagini la sorte che l'attende? Chissà. Chissà come le farà pagare i piaceri che le ha dato la vita, così come l'ha vissuta finora nella sua casa con la sua mamma e le sue sorelle. La mia eccellente attrice, signorina Ghione, non è del mio parere. Per lei Mommina è la più saggia delle quattro sorelle, la sacrificata, quella che ha sempre preparato per gli altri i divertimenti e non ne ha mai goduto, e capisce molte cose, prima di tutto che gli anni passano. E che nessun giovane del paese prenderà mai in moglie qualcuna di loro, mentre il Verri farà per lei non uno ma tre duelli con quei compagni che subito al primo colpo della sventura se la sono tutti squagliata. La passione dei melodrammi in fondo ce l'ha anche lei in comune con la madre e le sorelle, Raul, Hernani, Don Alvaro, né togliermi potrò l'immagine sua dal cuore. Tiene duro e lo sposa. Ma insomma, questo gong! È possibile che non siano ancora pronte le signore attrici? Cosa, non vogliono più recitare? Ma come sarebbe a dire? Qualcuno che ti aspetta? Cosa? Venga, venga avanti! Ma dicono... Cosa dicono? Parli, parli forte, gridi le nostre ragioni! Il signor Greco, ancora? No, siamo tutti, signor direttore. Così è impossibile andare avanti! Impossibile! Impossibile! Signor direttore, guardi, io ho finito la mia parte. Ma sono qua, eh? Ma che cosa ti è successo? Solidale con i miei compagni. Solidale? Che significa solidale? Significa che ce ne andiamo via tutti. Ve ne andate dove? Via! Via! Non se ne va via lei! Oh, via lei! Via, via, via. Ma come usate a me una simile intimazione? Ma dove volete andare? Dove? Qui c'è il pubblico che ha pagato, che volete farvene del Ma lo decida lei. Insomma, noi le diciamo o via lei o via me. Io torno a domandarvi che cos'altro è successo. Che altro? E le par dunque poco quello che è successo. Ma non sarà già tutto rimediato? Ma come rimediato, scusi, come rimediato? Lei pretende che si reciti a soggetto? Per come eravate impegnati? Sì, ma non così, scusi, saltando le scene e comandando a bacchetta di morire. Con la scena ripresa a mezzo e a freddo. Non si trovano più le parole. Ecco, come le ho detto io in principio. Ma è stato pur lei il primo, scusi, a non rispettare quelle che mi erano nate da un moto spontaneo. Sì, ha ragione, ma la colpa non è mia. Già, ha cominciato proprio lei. Mi lasci dire, la colpa non è mia, è di lui. Mia? Come mia? Perché? Perché lei è qui col suo maledetto teatro, che Dio lo sprofondi. Con il mio teatro? Ma siete matiti, ma dove siamo? Non siamo a teatro. Siamo a teatro, bene, ci dia allora le parti da recitare. Ecco. Atto per atto, scena per scena. Le battute scritte, parola per parola. E tagli quanto vuole, finché vuole, ma un punto segnato e stabilito avanti. Tanto bello. Lei prima è stata in mia vita. Tanta furia di passione. Giù si falla, si si monta. Siamo tutti in giubù. Non prendo. Io l'ammazzerei. Prepotenza. Che viene a dettare legge in casa nostra. Tanto meglio, tanto meglio. Ma che tanto meglio? Se poi pretende insieme che si stia attenti alla scena. Che non venga a mancare quel tale effetto. Perché siamo a teatro. Ma come vuole che pensiamo più al suo teatro noi che dobbiamo vivere? Vede che cosa ne è seguito, che ho pensato anch'io per un momento. Alla scena da finire, come voleva lei, con l'ultima battuta per me.
e me la sono presa a torto con la signorina, che aveva ragione, sì, ragione di pregare in quel punto. Ho pregato per lei. Ma sì, perfettamente, è come quel signore, lei, anche lei, ecco, sì, di scherzare con quella veste da camera, io le chiedo scusa. Lo sciocco sono stato io, che ho badato a lui. Ma badi come fa? Non mi frastorni adesso! Basta! Signorina, lei è veramente la vittima. Vedo, sento che è piena dalla sua parte come io dalla mia, e soffro a vedermela davanti, con questi occhi, con questa bocca, tutte le pene dell'inferno. Lei trema, muore di paura sotto le mie mani. Qua c'è il pubblico, che non possiamo cacciar via. Teatro? No, non possiamo più, né io né lei, metterci a fare adesso il solito teatro. Ma come lei grida la sua disperazione, il suo martirio, anch'io da gridare la mia passione, quella che mi farà commettere il delitto. Bene, sia qua come un tribunale che ci senta e ci giudichi. Ma bisogna che lei se ne vada. Io? Sì, lei, e che ci lasci soli. Ma... noi due soli. Benissimo, a fare come sentono. Ciò che nasce in loro, benissimo. Sì, sì, sì. Vieni dal mio teatro. Non c'è più bisogno di lei. Vada, come non sia? Cosa volete fare? Il tribunale. Il vero teatro vogliamo quello fare. Quello che lei butta all'aria ogni sera. Sì, sì, per far sì che ogni scena sia soltanto per gli occhi uno spettacolo. Bravo! Quando si vive una passione, questo è il vero teatro. E allora basta un cartellino. Non si può scherzare con le passioni, sai? Ma mettere tutto per ottenere un effetto lo può fare soltanto con le farmacie. Ma sì, ma vada via! Io sono un vostro direttore! La vita che nasce non la comanda nessuno! Le devi obbedire lo stesso scrittore! Ecco, obbedire, obbedire! E via chi vuol comandare! Via! 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 Vada via! Vada via! Via! Vada via! Vada via! Ragazzi, torniamo su presto! Facciamo tutto da noi! Non ci sarà bisogno di nulla! Saremo tutto noi le io vado a governare tutti gli effetti di luce! No, meglio così tutto sombro e buio! Meglio appena così. Tanto di luce da isolare in questo nero le figure! E senza la scena! Non importa la scena! Nemmeno le pareti della mia sì, casa! Sì, ma che si intravedono appena un momento là! Se lei le tocca e poi basta! Buio! Da far capire che non è più lei la scena, quella che comanda! Basta che ti ci senta, figlia! Dentro la tua carcere! Apparirà! La vedranno tutti come se l'avessi attorno. Sì, ma bisogna che mi faccia almeno un po' il viso. Aspetta, ho un'idea, un'idea. Qua una sedia, subito. Che idea? Aspetta e vedrai. Voi intanto preparate, preparate, ma quel poco di cui non si può fare a meno. Le seggioline delle due bimbe. Vedere se sono di là, già sì, pronte. Sì, devo farmi la parte. Sì, siedi qua, qua, qua. E sentirai che strazio. Corri, nene, vai a prendere la scatola del trucco e una tovagliessa. Badate con le camicine lunghe da notte. Ma che volete fare? Come? Lascia che ci pensiamo noi. Io, tua madre e le tue sorelle. Te la faremo noi la faccia. Va, nene. Prendi anche uno specchio. Ma anche l'abito, allora. Anche l'abito. Anche l'abito. La gonna e la casacca nel mio camerino. Deve essere strazio nostro, capisci? Mio. Di tua madre che sa che cos'è la vecchiaia. Prima del tempo, figlia, invecchiarti. E di noi, che ti abbiamo aiutato a farti bella, ora farti brutta. Sciuparti. Darmi la condanna d'aver voluto quell'uomo. Sì, ma con strazio. Un strazio la condanna. D'esserti staccata da noi. Ma non crediate per paura della miseria che ci attendeva morto nostro padre, no. E perché allora? Per amore. Ma davvero ti avevi potuta innamorare di un mostro come quello? No, per gratitudine. Di che? D'aver creduto lui solo, con tutto lo scandalo che si era seminato. Che una di noi si potesse ancora sposare. Già, gran guadagno sposarlo. E te ne è venuto? Ora. Ora lo vedrai. Ecco qua tutto, non trovavo... Mamma, alza la faccia. Oh, figlia. Figlia mia. Sai quanti ancora dicono nel paese come si dice di una morta. Bella giovine che era. E il cuore che aveva. Spenta ora, così. Ecco, così, la faccia di chi non batte più l'aria, né vede più il sole. E le borse agli occhi, le borse agli occhi. Sì, sì, ecco, così, ecco, così. Non molto, ma no, anzi, molto, molto. Gli occhi di chi morrà di crepacuore. E ora qua, sulle tempie, i capelli. Sì, non bianchi, sì. Non bianchi. Non bianchi. Cara mia Dorina, ecco. Bene, così.
a poco più di 30 anni, impolverati di vecchiaia. Non vorrà più nemmeno che me li pettini i capelli. E allora aspetta, così, ecco, così. E ora, guardati. No, li ha tolti via, via tutti gli specchi della casa. Sai dove mi sono potuta ancora guardare? Come un'ombra nei vetri, o deformata nel tremolare dell'acqua in una conca. E son rimasta allibita. Aspetta, aspetta la bocca. Ecco la bocca. Sì, via, via tutto il rosso. Non ho più sangue nelle vene. Nelle pieghe, le pieghe agli angoli. Anche qualche dente a 30 anni può essermi caduto. No, no, mamma mia, no, no. Via il busto, svestito. No, soprammesse, soprammesse la gonna e la casacca. Ecco, benissimo, così, per parer più goffa. Ti scivoleranno le spalle dietro, come a me vecchia. Ansante, andrai per casa. Imbalordita dal dolore. Strascicando i piedi. Carne inerte. Questo è il muro. Questo è il muro. Questo è il muro. Imprigionata nella più alta casa del paese, serrata la porta, serrate tutte le finestre, vetrate e persiane, una sola, piccola, aperta alla vista della lontana campagna e del mare lontano. Di quel paese alto sul colle non poteva vedere altro che i tetti delle case, i campanili delle chiese, tetti che sgrondavano chi più e chi meno, tesi in tanti ripiani, tegole, nient'altro che tegole, ma solo la sera poteva affacciarsi a prendere un po' d'aria a quella finestra. La finestra! Guarda! Davvero la finestra! Ma c'era! Chi l'ha illuminata adesso? Zitti! Tutti quei tetti, come tanti dadi neri, le vaneggiavano sotto, nel chiarore che sfumava dai lumi delle strade anguste del paese in pendio. Udiva nel silenzio profondo delle viuzze più prossime qualche rumor di passi che facevano l'eco, la voce di qualche donna che forse aspettava come lei abbaiare un cane, e con più angoscia il suono dell'ora dal campanile della chiesa più vicina. Ma perché seguita a misurare il tempo quell'orologio? A chi segna le ore? Tutto è morto e vano. Che stai a fare qui? Niente, t'aspettavo. Eri alla finestra? No. Ci stai ogni sera? Questa sera no. Non ti stanchi mai di pensare? Non penso nulla. Le bambine sono a letto. Dove vuoi che siano a quest'ora? Te lo domando per richiamarti all'unico pensiero che dovresti avere, quello di loro. Ho pensato a loro tutta la giornata. E ora? Ora a che pensi? D'andare a buttare a letto questa mia carne sfatta. Non è vero. Voglio sapere che pensi.
A che cosa hai pensato tutto questo tempo aspettandomi? Non rispondi. Sfido, non me lo puoi dire. Dunque, confessi. Che confesso? Che pensi a cose che non mi puoi dire? Te l'ho detto che penso ad andare a dormire. Con questi occhi a dormire, con questa voce, vorrei dire a sognare. Un sogno. Non è vero, sogniamo tutti. Non è possibile dormendo non sognare. Io non sogno. Tu mentisci! Ti dico che non è possibile. Io non sogno, come vuoi tu. Sogni. Sogni. Sogni e ti vendichi. Pensi e ti vendichi. Ma che sogni? Dimmi, che sogni? Non lo so. Come non lo sai? Non lo so. Lo dici tu che sogno. Tanto greve il mio corpo e tanto stanca mi sento che cado appena a letto in un sonno di piombo. Non so più che voglia dire sognare. Se sogno e svegliandomi non ricordo più i sogni che ho fatto, mi pare che sia lo stesso che non aver sognato. E forse è Dio che mi aiuta così. Dio? T'aiuta Dio? Sì, a farmi sopportare questa vita, che aprendo gli occhi mi parrebbe più atroce se per poco nel sogno mi fossi illusa ad averne un'altra. Ma lo capisci che vuoi da me? Tu morta mi vuoi, morta, che non pensi più, che non sogni più. E ancora ancora pensare può dipendere dalla volontà, ma sognare, se sognassi, sarebbe senza volerlo, dormendo. Come potresti impedirmelo? Questo, è questo. Serro porte e finestre, metto sbarre e spranghe, e che mi vale? Mi sta davanti, mi guarda, ma posso spaccarle la testa per vederle dentro ciò che pensa. Glielo domando e mi risponde, niente. E intanto pensa, intanto sogna, ricorda, sotto i miei stessi occhi, guardando me, e forse avendo un altro dentro nel suo ricordo. E come posso saperlo io? Come posso vederlo? Che vuoi che abbia più dentro, se non sono più niente, non mi vedi? Neanche un'altra, più niente, con l'anima spenta che vuoi che ricordi. Non dire così, non dire così, lo sai che penso quando dici così. Bene, no, non lo dico, non lo dico, stai tranquillo. Anche se io ti accecassi, ciò che i tuoi occhi hanno veduto, i ricordi che hai qua negli occhi ti resterebbero nella mente, non puoi negare se ne dimentisci. Tu non puoi altro che piangere e spaventarti di quello che io soffro insieme con te, del male che hai fatto, che ti hanno indotto a fare tua madre e le tue sorelle. Non negare l'hai fatto. E lo sai, lo vedi che io ne soffro fino a diventarne pazzo senza colpa. Per la sola pazzia che ho commessa ad averti sposata. Pazzia, sì, pazzia, sapendo come io non dovevi commettere. Come ero io? Ah sì, come ero io, dici, sapendo come eri tu dovresti dire. Sì, sì, anche questo, ma pensa che t'accorgesti pure che io non approvavo la vita che si viveva a casa mia. Ma se l'hai vissuta anche tu. Per forza, ero là. E te non ritratto io da quel mare, ma pigliandomelo tutto insieme con te e portandomelo a casa qua in prigione per spuntarlo insieme con te, come se l'avessi commesso anch'io. E sentendomene divorare senza colpa, mantenuto sempre vivo da quello che io so di tua madre e delle tue sorelle. Io non ne so più nulla. Oh, vile! Adesso ne parla di noi. Silenzio, voi qua non ci siete. Belva, belva, che la tieni addentata lì dentro la gabbia, torturarla. Questo è muro, voi non ci siete. Te ne approfitti, vile, per dirle di tutelare di noi. Eravamo alla fame, nonnina. La mamma ora sta bene, nonnina. Vedesi come sta bene, come vestita. Che bella pelliccia di castoro. Merito di Tottina, sai, divenuta una grande cantante. Dina la croce. Tutti i teatri la voglio. Feste, trionfi. Che cos'è, ti infiammi? No, vengo a saperlo adesso. Non ne sapevo nulla. E ti senti tutta rimescolare. Il teatro, eh? Quando cantavi anche tu con la bella voce. La più bella voce era la tua. Pensa che altra lì. Cantare in un grande teatro, la tua passione, cantare. Lumi, splendori, deliri. No! Non dire di no, lo stai pensando! Dico di no! E come no, se fossi vissuta con loro, che altra vita sarebbe la tua invece di questa? Ma che vuoi che pensi più io, ridotta come sono? Ti piglia l'affanno. Ho il cuore che mi salta in gola. E sfido, ecco qua l'affanno. Per carità, tu vuoi farmi morire? Io, le tue sorelle, quella che fosti, il tuo passato che ti si sommuove tutto dentro e che ti fa saltare il cuore in gola. Non respiro più. Ma lo vedi che è vero? Lo vedi che è vero quello che ti dico? Non ti compassione. Quella che fosti, gli stessi pensieri, gli stessi sentimenti, li credevi cancellati in te, spenti? Non è vero. Il più piccolo richiama, rieccoli in te, vivi, quelli stessi. Li richiami tu? No, un niente li richiama, perché tu non lo sai, ma ti vivono sempre, appiattati sotto la coscienza. Sei sempre viva dentro di te, tutta la vita che hai vissuta.
ed è per questo che io impazzisco. Aiuto! Impazzisco! Aiuto! Impazzisco! Aiuto! Impazzisco! Lea! La mia Bruto! Lasciati con le mie bambine. Figlie mie. Figlie mie, che cosa vi tocca di vedere? Chiuse qua con me, con questi visini di cera e questi occhi grandi sbarrati dalla paura. Se n'è andato, se n'è andato, non tremate più così. Restate un po' con me qua. Non avete freddo, no? La finestra è chiusa. È già sera tardi. State sempre attaccate là voi a quella finestra, come due poverelle a mendicare la vista del mondo. Contate nel mare le vele bianche della Paranze e le villette bianche nella campagna, dove non siete mai state. E lo volete sapere da me come sono il mare e la campagna? Oh, figlie, figlie mie, che sorte è stata la vostra! Peggio della mia. Ma almeno voi non lo sapete. E la vostra mamma ha tanto male qua al cuore. Mi batte, ho qua nel petto come un galoppo di cavallo scappato. Qua, datemi le manine, sentite. Mommina. Chi è? Siamo noi, mommina. Siamo qua, tutte. Qua? Dove? Qua, in paese. Sono venuta a cantare qua. Tutina, tu a cantare qua? Qua, sì, al teatro di qua. Oddio, e quando, quando? Questa sera stessa. Lasciate dire qualche cosa anche a me, benedette figliole. Senti, mommina, guarda. Cosa voglio dire? Senti, mommina, guarda, vuoi averne la prova? Tuo marito ha lasciato là il soprabito, là sulla sedia. Sì, è vero. Cerca in una delle tasche di quel soprabito e vedrai quello che ci trovi. Bisogna aiutare a fare la scena, siamo alla fine. Che cosa? Che cosa? Risponde lei. Ma no, dica lei che storia. L'annunzio del teatro. Uno di quei manifestini gialli, sai, che qua in provincia si distribuiscono nei caffè. Ci troverai il nome di Totina, stampato grande. Il nome della prima donna. Eccolo. Eccolo qua. Il trovatore. Il trovatore. Leonora soprano, Totina la croce. Questa sera. La zia, figliole mie. La zia che canta. E la nonna e le altre ziette sono qua. Voi non le conoscete. Non le avete mai vedute. E neppure io da tanto tempo sono qua. La zia Totina. Dunque è vero. Forse con lo studio, la voce, se può cantare a teatro. Ma voi non sapete neppure che cosa sia un teatro, povere figliole mie. Il teatro ora ve lo dico io com'è. Ci canta la zia Totina questa sera. Chissà come sarà bella da Leonora. Pace alla notte placida, e bella in ciel sereno, la luna il viso argenteo mostrava lieto e pieno. Vedete che so cantare anch'io? Sì, anch'io so cantare. Cantavo sempre io prima e lo so tutto a memoria il trovatore. E ve lo canto io, ve lo faccio io ora il teatro. Voi che non l'avete mai veduto, povere piccine mie, imprigionate qua con me. Sedete qua davanti a me, tutte e due accanto sulle vostre seggioline. Ve lo faccio io ora il teatro. Prima vi dico com'è. C'è un sipario che sembra una tenda, ma grande, pesante, tutta di velluto rosso e frange d'oro, una magnificenza. Quando s'apre, si vede sul palcoscenico l'atrio d'un gran palazzo, con tanti uomini d'arme vestiti all'antica,
con mantelli di velluto, capelli piumati, spade, gambari. È notte e sono stanchi ad aspettare il loro capo, il conte di Luna, che, innamorato di una gran dama che si chiama Leonora, ne è geloso e sta in agguato a spiare sotto i balconi di lei nei giardini della reggia, perché sa che a Leonora ogni notte il trovatore viene a cantare la canzone. Deserto sulla terra. E il cuore. Non posso più cantare. Mi manca il fiato. Il cuore mi dà l'affanno. Ma forse poco a poco il fiato e la voce mi rivengono. Sono tanti anni che non canto più. Dovete sapere che questo trovatore fu rubato dalla zingara quando era bambino. Oh, è una storia terribile. La racconta nel secondo atto la stessa zingara che si chiama Azucena. Sì, era mia. Era mia la parte di Azucena. Sì, proprio il trovatore. Proprio il trovatore. Questa canzone della zingara, mentre io una notte la cantavo con tutti intorno, mio padre quella notte, mio padre, ci fu riportato a casa tutto insanguinato, e io avevo accanto una specie di zingara, e quella notte, figliuole mie, quella notte si compì il mio destino, il mio destino. Che cos'è? Morta! Faceva il teatro alle bambine. Mammina! 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 Magnifico! Magnifico quadro! Avete fatto come dicevo io. Questo nella novella non c'è. Ancora qua di nuovo. No, ma lui è sempre stato qua, con gli elettricisti, a governare di nascosto gli effetti di luce. Ah, per questo così belli. L'ho sospettato quando siamo apparse là in gruppo. Chissà che bell'effetto da giù. Mi pareva sai che io l'avessi ottenuto lui. Grazie. Ma perché non si alza la signorina? Se ne sta ancora lì. Isveruna, salutiamola. Sfido io. Se vuole che si resti a soggetto, ecco le conseguenze. Ma noi non siamo qua per questo, sa? Noi siamo qua per recitare parti scritte, imparate a memoria. Dico, non pretenderà mica che ogni sera qualcuno di noi ci lasci la pelle, eh? Ecco, come le ho detto io, ci vuole l'autore. Ci vuole l'autore. No, l'autore no. Le parti scritte sì, semmai. Perché riabbiano vita da noi per un momento e senza più le sconvenienze e le impertinenze di questa sera che il pubblico ci vorrà perdonare.